in collaborazione con Edis SRL, è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Edis è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Edis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Edis SRL, via Fratte 10, Osimo. La sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona, vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asur Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24. Dentalcom è un centro odontoiatrico, una location di prim'ordine facilmente raggiungibile. Si trova ad Osimo in zona Baraccola, nei pressi dell'IKEA e del casello autostradale Ancona Sud. Servizio di qualità ad un costo accessibile, per usufruire di trattamenti efficaci con l'utilizzo di materiali manufatti di qualità certificata e garantita senza sorprese nel tempo. L'accuratezza delle diagnosi, l'approfondito sviluppo del piano di cura, autonomia strumentale e clinica, chiarezza e trasparenza nei preventivi di spesa, la garanzia sia scritta al rispetto del tutto compreso. Dentalcom, prima visita completa e totalmente gratuita. 071 71 09 361, via Volta 1315 Osimo, nei pressi dell'uscita dell'autostrada Ancona Sud, zona IKEA. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Canali Salute. Questa sera parleremo delle novità nel trattamento del tumore al seno, un argomento di strettissima attualità poiché il tumore al seno colpisce una donna su 8 nel corso della vita. Parleremo quindi di questo importante argomento con il contributo dei nostri graditi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi il dottor Nicola Battelli, direttore unità operativa complessa di oncologia ospedale di Macerata. Buonasera dottore. Buonasera. E poi abbiamo con noi il dottor Paolo Decembrini Cognini, responsabile senologia Ravasta 3. Buonasera dottore. Buonasera. Il tumore al seno è il tumore più frequente nella popolazione femminile, colpisce una donna su 8 nell'arco della vita ed è la prima causa di mortalità per tumore nelle donne. Ecco, dottor Battelli, parliamo di dati importanti. Ma dunque, il tumore della mammella oggi è, come ha detto giustamente lei, una malattia che sta diventando una malattia fondamentale da studiare in tutte le donne. Sta aumentando di molto l'incidenza di questa malattia per una serie di motivi. Innanzitutto le donne vivono più a lungo, quindi ci capita sempre più spesso di doverci confrontare con donne che hanno più di 80 anni di età e vengono colpite da questa malattia. Ma in realtà l'incidenza sta aumentando anche nelle donne molto molto giovani. Ecco, dottore, quali sono le principali cause che portano allo sviluppo del tumore al seno? È difficile individuare una causa scatenante nel tumore della mammella. Non stiamo parlando di tumore del polmone, dove molto spesso è il fumo di sigaretta che è responsabile dell'insorgenza di questa malattia. Nel tumore al seno possiamo identificare un 20% di caratteristiche di rischio che possono aumentare lo sviluppo di questo tipo di malattia. Ad esempio, faccio solo alcuni esempi, il peso corporeo è un fattore di rischio per sviluppare il tumore della mammella, quindi donne obese hanno un rischio 3 volte maggiore rispetto alle donne normo peso di sviluppare un tumore della mammella.
Faccio anche riferimento un po' a quello che può succedere con un'assunzione esagerata di estroprogestinici. Fortunatamente oramai non capita quasi più, anche perché le terapie sostitutive, la pillola, utilizzano delle dosi di estroprogestinici molto modeste, però in passato poteva essere un fattore di rischio. Non dobbiamo dimenticare che l'aspetto forse più importante da escludere è che ci siano delle famiglie con un rischio elevato di sviluppare un tumore della mammella, un po' quello che noi chiamiamo tumori ereditari della mammella. Ecco, in questo caso, dottore, mi viene in mente il caso di Angelina Jolie. Ecco. E che cosa possiamo suggerire alle donne, ecco, che purtroppo hanno questa ereditarietà? Come possono, insomma, fare prevenzione? Ma intanto è fondamentale il ruolo del medico di medicina generale. Perché? Perché è lui che conosce meglio la storia di questa famiglia. Quindi potrà identificare quelle famiglie che sono un pochino più a rischio, nel senso che hanno più casi di tumore della mammella, o addirittura la combinazione di tumore della mammella con tumore dell'ovaio, o la presenza di un uomo che è stato colpito da tumore della mammella. Ogni volta che noi abbiamo un maschio colpito da tumore della mammella, dovremmo indagare meglio quella famiglia, perché effettivamente il rischio di avere una mutazione genetica è abbastanza elevato. Non dobbiamo poi dimenticare che ogni volta che ci capita di fronte a noi, purtroppo, una ragazza, una giovane donna con un'età sotto i 35 anni, dobbiamo sempre pensare che sotto ci possa essere una genesi dal punto di vista ereditario, quindi una mutazione genetica che noi chiamiamo BRCA1 o BRCA2, che possono aver scatenato questa malattia. Questo succede perché più spesso nelle donne più anziane magari sono altre le caratteristiche che possono portare allo sviluppo del tumore. In una donna che può avere 25, 30, 35 anni, dobbiamo pensare che questa precocità nell'insorgenza di questa malattia possa essere legata a un gene modificato. Bene, dottor Decembrini, come viene fatta prevenzione nella provincia di Macerata? I centri operativi che svolgono attività preventiva e di attività diagnostica, peraltro, sono svariati, sono dislocati su tutta la provincia. Abbiamo centri di mammografia a Macerata, a San Severino, a Camerino, a Tolentino, a Recanati, a Civitanova, quindi nei presidi ospedalieri o comunque nei presidi sanitari pubblici. Ma non sono solamente questi i centri, abbiamo degli ambulatori senologici, anche questi distribuiti nei vari ospedali, dove operano personale specialistico e specializzato soprattutto. Il problema della prevenzione è un problema di impegno da parte della paziente. Intanto rivolgersi al proprio medico curante, che è la figura, diciamo, centrale, la figura forse più difficile, quello che in realtà nell'immaginario del paziente deve sapere tutto, ma è quello che sicuramente deve svolgere una distribuzione dei pazienti nei vari centri, e il quale può indirizzare verso i centri di mammografia o i centri di ecografia o i centri di valutazione clinica, i quali fanno parte oggi di un unico gruppo operativo che si chiama Breast Unit in inglese, ma unità senologica, che è un'unica unità senologica per tutta la provincia, nella quale conferiscono una serie di specialisti che gestiscono il paziente che abbia una positività clinica, cioè che presenti un problema da valutare in secondo livello, con biopsie, mammografie più complesse, risonanze e quant'altro. Ecco, vuole spiegare ai nostri telespettatori che cos'è la Breast Unit, dottore? La Breast Unit, per l'appunto, è, possiamo definirla, una sorta di comunità di figure specialistiche. Siamo un gruppo di persone che si interessano quasi esclusivamente di questa patologia, la patologia mammaria, che trattano in maniera, diciamo, conforme a quelle che sono le linee di condotta internazionali, non inventandosi delle terapie estemporanee o delle gestioni estemporanee. Discutono in equip tutti i casi specifici che vengono presentati, e a questa, diciamo, struttura afferiscono figure principali come l'anatomopatologo, l'oncologo, il chirurgo, il radioterapista, e il radiologo, ovviamente, perdonatemi, ma afferiscono anche una serie di figure che sono apparentemente considerate secondarie. C'è lo psicologo, c'è il fisioterapista, c'è il medico nucleare e quant'altro. Sono figure che, diciamo, partecipano con una serie di consigli, con una serie di indicazioni in base allo specifico problema. Il paziente che presenta un problema oncologico, ma anche non oncologico di tipo quindi medico o chirurgico, viene
presentato come caso specifico in questa, diciamo in questo gruppo, in questo consenso di specialisti, viene discusso e quindi viene, diciamo, prodotto quello che noi chiamiamo un iter terapeutico, un iter diagnostico specifico. Ecco, dottore, una donna che sente di avere un nodulo al seno, che pure durante un esame, insomma, gli viene diagnosticato un nodulo al seno, che tipo di percorso farà? Intanto bisogna vedere chi e come ha diagnosticato questo, diciamo, problema. Se siamo di fronte a una valutazione da parte di uno specialista nell'ambito di un'ecografia o di una mammografia, questo avrà l'obbligo di indirizzare la paziente verso figure specifiche dell'unità senologica. Altrimenti, se la paziente autonomamente o per motivi occasionali scopre di avere un nodulo o comunque una alterazione di quello che è definibile lo stato fisiologico normale, deve intanto afferire al proprio medico curante, che è l'unica figura, diciamo, che abbia un valore anche in termini scientifici o clinici, il quale a sua volta afferirà a una delle figure cliniche che possono essere il chirurgo, l'anatomopatologo, l'oncologo o il radiologo, che fanno parte di questa comunità che è appunto la Breast Unit, il quale gestirà poi la paziente, si prenderà carico della paziente, la presenterà al gruppo, la presenterà a questa, diciamo, riunione, in questa riunione, e svilupperà questo percorso che verrà poi eseguito, verrà poi sviluppato in secondo termine. Ecco, ci vuole dire, dottore, che differenza c'è tra ago aspirato e ago biopsia ed in quali casi viene fatta l'una piuttosto che l'altra, insomma? Dunque, sono due metodiche sicuramente invasive, due metodiche di secondo livello, cioè che vengono applicate nel momento in cui si abbia una chiara diagnosi di un nodulo o comunque di un bersaglio, mammografico, ecografico o clinico che sia. Sono due metodi che, diciamo, che possono somigliare, ma in realtà hanno delle differenze insite notevoli. Nel primo caso, cioè nell'ago aspirato, si esegue un esame citologico, si fa una diagnosi sulla base del rilievo e dello studio di gruppi di cellule o di singole cellule. Ha una valenza molto relativa, noi tendiamo oggi ad abbandonarlo, se non in casi specifici quali per noduli molto piccoli, per situazioni per le quali la possibilità di raggiungere con un ago di maggiore spessore, che è appunto quello del microistologico, sia particolarmente difficile, per cui torto collo noi dobbiamo comunque seguire una metodica che ci permetta di valutare la conformazione strutturale delle cellule. Ma l'esame, diciamo, oggi principe in assoluto, quello più dirimente, è l'esame microistologico, cioè quello del prelievo di un frustolo o di più frustoli di tessuto, che può essere fatto attraverso metodiche quali il TruCut, cioè l'ago di spessore infilato nel nodulo via ecografica, o attraverso il mammotom, che permette di eseguire la stessa metodica sotto una sorta di TAC mammografica. E attraverso il prelievo di un frusto di tessuto possiamo fare un esame istologico completo, che ci dà una serie di informazioni notevolmente diciamo differenti e soprattutto più complete per quella che è la tipizzazione. Diamo veramente un nome e cognome alla malattia. Quindi che abbiamo di contro. Sia più valido, insomma. Sì, 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 sicuramente. Dottor Battelli, quindi le caratteristiche biologiche a cui faceva riferimento il dottor De Cembrini sono importanti poi per decidere il tipo di terapia? Direi fondamentali, perché dall'esame istologico noi possiamo capire quanto è aggressivo un tumore. Quindi possiamo identificare quei tumori che purtroppo dovranno fare un trattamento medico prima dell'intervento chirurgico, o altri casi nei quali subito si va verso l'intervento chirurgico. Dall'esame istologico noi possiamo tirare fuori le caratteristiche che noi chiamiamo caratteristiche biologiche, che sono i recettori ormonali, l'attività proliferativa, che è un indice di quanto veloce sta crescendo il tumore, e soprattutto questo nuovo marcatore che si chiama R2neu, che identifica dei tumori della mammella che possono essere trattati non solo con delle chemioterapie, ma anche con dei farmaci a bersaglio molecolare, con dei risultati veramente molto importanti dal punto di vista della prognosi per le pazienti. Qual è, dottore, la percentuale di pazienti che devono ricorrere alla chemioterapia oggi?
ma circa il 50% delle donne che fanno un intervento chirurgico, che hanno una diagnosi di tumore della mammella, devono essere sottoposte a un regime di chemioterapia. Ovviamente i regimi di chemioterapia sono molto diversi a seconda della situazione che noi ci troviamo di fronte. Possono essere delle terapie un pochino più aggressive e altri molto più leggere. Oggi fortunatamente riusciamo, come ha detto in maniera molto precisa il dottor Decembrini, a identificare, a dare un nome ai nostri tumori e quindi a scegliere anche la terapia migliore, cercando di essere il meno aggressivi possibili, ma soprattutto nell'obiettivo di raggiungere percentuali di guarigione. E devo dire che oggi circa il 90% delle donne che hanno una diagnosi di tumore della mammella riescono a guarire completamente. Questi trattamenti, dottore, purtroppo hanno effetti collaterali, però sono notevolmente diminuiti rispetto al passato, vero? Ma sicuramente sì. Se facciamo un confronto con quello che dovevamo affrontare come oncologi 20 anni fa e quello che dovevamo dire ai nostri pazienti di fronte a una chemioterapia, oggi siamo molto più fortunati, perché effettivamente esistono degli effetti collaterali che ancora non riusciamo a risolvere completamente. Penso al cuore, penso alle reazioni allergiche, penso all'abbassamento delle difese immunitarie, che sono comunque fattori che devono essere studiati, effetti collaterali che comunque possono essere importanti nella donna. Però siamo riusciti quasi completamente a debellare la problematica della nausea, del vomito. Sono pochissime oggi le donne che, facendo una chemioterapia, ti riferiscono purtroppo del vomito. Certo, un pochino di nausea è sempre un momento un pochino di rischio. E poi l'effetto collaterale principale di cui tutte le donne purtroppo hanno paura, molto più degli uomini che si devono sottoporre a chemioterapia, è la caduta dei capelli. È vero, ancora non abbiamo risolto completamente questo effetto collaterale, però oggi esistono delle cuffiette, dei caschetti, io li chiamo in questa maniera un po' volgare, che vengono utilizzate durante la chemioterapia e che sono in grado di ridurre sensibilmente la caduta dei capelli o in alcuni casi evitare completamente la caduta dei capelli. Ormai i centri più importanti di oncologia hanno questo tipo di caschetto. Noi abbiamo la fortuna a Macerata di avere questi caschetti che ci sono stati donati a novembre dalla banca di Macerata, e colgo l'occasione per ringraziarli, e devo dire che sono dei caschetti di ultima generazione che effettivamente ci danno dei buoni risultati. Bene, dottore. Dottor Decembrini, ecco, ora parliamo dell'intervento chirurgico. Ci vuole dire quali novità ci sono? Le novità si possono un po' ridurre al fatto che la chirurgia avrà sempre un ruolo minore. Tutta la chirurgia mammaria aveva questo ruolo quasi drammatico di demolizione del corpo mammario, per cui eravamo visti un po' come dei macellai, e questo è vero. Questo è cambiato progressivamente nel tempo, a cominciare da quelli che sono stati gli insegnamenti di un maestro comune, in fondo, che era il professor Veronesi, e siamo passati dalla mastectomia alla quadrantectomia. Oggi si fanno, cioè l'asportazione di un settore che era circa un quarto della mammella, oggi si è passati a interventi molto più contenuti, nei quali cerchiamo di non asportare più la pelle o quantità minori di pelle, nei quali riduciamo la massa mammaria che viene asportata attorno al nodulo in questione, siamo molto meno aggressivi nel cavo ascellare, e questo in qualche maniera dobbiamo ringraziare l'oncologia, perché abbiamo a fianco un'arma letale per i tumori, che è proprio la chemioterapia. Altrimenti, e c'è da non dimenticare la radioterapia, sono due presidi che, associati alla chirurgia, danno una garanzia, per cui noi possiamo avere un approccio meno violento. È chiaro che bisogna sempre poi tenere presente, per i risultati, che sono l'unica cosa che in fondo conta per la donna. Insomma, la donna vive con la propria cicatrice e quindi vivrà la sua vita con quelli che sono i nostri residui operativi. E la cicatrice dipende sia dall'operato del chirurgo, e quindi dall'entità della demolizione, ma anche dalla risposta che ha il corpo della donna, quindi c'è una componente binaria, diciamo. Dottore, la tecnica del linfonodo sentinella in quali casi viene effettuata? Possiamo oggi potenzialmente effettuarla per tutti, diciamo, le patologie neoplastiche mammarie. In realtà ci sono degli indicatori, ci sono dei protocolli che ci consigliano di utilizzarla con la maggiore efficacia per lesioni tumorali che non abbiano dimensioni eccessive, e parliamo di non andare oltre i 3 centimetri.
Ma questi sono i protocolli che vengono utilizzati nella maggior parte delle chirurgie italiane. Poi esistono delle sperimentazioni, esistono anche in base alla disponibilità della radiochemioterapia e della preparazione del chirurgo, degli accessi operativi. In linea di massima noi ci manteniamo per dimensioni del tumore uguali o inferiori a 3 cm e poi abbiamo una valutazione anche lì di equipe intraoperatoria, perché se troviamo durante l'esecuzione dell'asportazione del linfonodo sentinella delle condizioni particolari, cioè quelle che noi chiamiamo lesioni a salto, skip lesion, oppure linfonodi ingrossati dei quali non riusciamo a dare una giustificazione, non siamo così limitati da bloccarci il linfonodo sentinella, ma magari facciamo un intervento un pochino più radicale, sempre con il consenso e con l'avallo, insomma, dell'oncologo che è al nostro fianco. Molte donne, dottore, chiedono una ricostruzione immediata del seno. È sempre possibile questo? Esiste una problematica aperta. Anche qui potenzialmente tutto è possibile. Il risultato estetico poi sarà uguale? Questa è la risposta. E la domanda è che io mi pongo in ogni, diciamo, situazione: ma se io faccio una ricostruzione immediata, poi i risultati a distanza come saranno? La paziente come vivrà quello che io lascio? Noi al momento preferiamo eseguire una ricostruzione in due tempi. Il primo tempo è il tempo demolitivo, è quello di apposizione di una protesi espansore, cioè una protesi che può fungere da espansore, cioè da un presidio che può aumentare il proprio volume e quindi raggiungere una massa e un volume desiderato, ma può rimanere lì per tutta la vita. Non è un espansore puro che lo devi togliere in qualche maniera. E poi fare un secondo tempo, cioè un intervento di sostituzione dell'espansore con una protesi definitiva, e lavorare sull'altra mammella per la simmetrizzazione. E siamo arrivati a questo punto. Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il dottor Battelli e il dottor Decembrini per parlare delle novità nel trattamento del tumore al seno. Dentalcom è un centro odontoiatrico, una location di prim'ordine facilmente raggiungibile. Si trova ad Osimo in zona Baraccola, nei pressi dell'IKEA e del casello autostradale Ancona Sud. Servizio di qualità ad un costo accessibile, per usufruire di trattamenti efficaci con l'utilizzo di materiali manufatti di qualità certificata e garantita senza sorprese nel tempo. L'accuratezza delle diagnosi, l'approfondito sviluppo del piano di cura, autonomia strumentale e clinica, chiarezza e trasparenza nei preventivi di spesa, la garanzia sia scritta al rispetto del tutto compreso. Dentalcom, prima visita completa e totalmente gratuita. 071 71 09 361, via Volta 1315 Osimo, nei pressi dell'uscita dell'autostrada Ancona Sud, zona IKEA. La sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24.